sino nel Belgio, armati solo del vigore delle braccia, i 7 operai italiani periti nel disastro della miniera di Carignan. I compagni di lavoro, recando le lampade, simbolo della loro dura fatica, li accompagnano verso l'ultima dimora. Anche il ministro Martino è presente alla mesta cerimonia. Ora si cercheranno i responsabili e si reclameranno maggiori misure di sicurezza. Ma tutto questo per le incolpevoli vittime ormai non ha più importanza. Firme di fama internazionale e sigle di chiara e salda notorietà ritroviamo alla mostra permanente della Galleria Chiurazzi in Roma. La classica compostezza del convegno di Purificato. Affettuosa e garbatamente arguta la Roma di Failla, che ama interpretare la città nello stupefatto abbandono di certi meriggi estivi. La complicata e persuasiva esercitazione prospettica della Marina di Eva Fischer. Le infantili e a un tempo cerebrali visioni parigine di Monachesi, che si ripresenta con la sconcertante espressività dei suoi personaggi. La rapida e incisività descrittiva di Maccari, con il ritratto di Morandi e la sua sognante fanciulla. Ed infine Sedia con frutti di Guttuso dal robusto realismo cromatico. I conflitti tra le pattuglie britanniche e gli irredentisti greci vanno assumendo a Cipro un carattere sempre più violento e sanguinoso. In uno scontro a fuoco verificatosi nelle tortuose viuzze di Nicosia, 3 soldati inglesi sono stati colpiti a morte. La legge dell'omertà, che qui regna sovrana, ha impedito di individuare gli aggressori. Episodi del genere non fanno che inasprire la situazione, rendendo sempre più problematica la ricerca di un'equa soluzione. Vi parrà incredibile, ma questa specie di fagotto è un aeroplano. Si tratta di un nuovo apparecchio da piccolo turismo collaudato negli Stati Uniti. È costruito interamente in gomma con una rivestitura di nylon. Basta una semplice pompa per mettere a punto l'aereo. Naturalmente è un tipo monoposto. La forza motrice è fornita da un motore di 40 cavalli. In volo può raggiungere gli 80 km orari. Forse poco in confronto ai supersonici, ma da un aeroplano da scabile cosa pretendereste di più?